Si occupa dunque della battuta del primo calcio di rigore. Campioni, che ha dunque una grande responsabilità, quella di cominciare nel migliore dei modi questa serie. C'è un silenzio surreale anche sulle tribune, tribune che sono, sono gremite. Nel frattempo parte Campioni contro Silvestri e colpisce il palo. Incredibile dunque la prima conclusione da parte di Campioni, è terminata sul palo ed è un vantaggio non indifferente adesso per la formazione del Maracanã Gagida. Eh sì. Che dunque si accinge con Quadrino, che ha realizzato già un tiro libero. E Quadrino questa volta segna, segna dunque il gol che porta in vantaggio la sua squadra. Il Maracanã dunque, dopo un calcio di rigore battuto da entrambe le compagini, è in vantaggio perché ha realizzato con Quadrino, mentre c'è stato l'errore da parte della Sissi Impianti, che adesso va con Antonelli dal dischetto. Antonelli che proverà a battere Silvestri e ci riesce con una staffilata gladiatoria da parte di Antonelli. Dunque pareggiato il computo dei calci di rigore, ma con un tiro in meno da parte del Maracanã Gagida. Adesso è il turno di Pannozzo. Vediamo cosa combinerà il giocatore in maglia gialla, che spara, realizza, non abbiamo capito se il calcio di rigore sia terminato in gol oppure no. E sì, ha realizzato, perché il portiere effettivamente si era buttato dalla parte opposta. L'illusione ottica del tiro che non era terminato in rete. C'è stato dunque due gol da parte della Maracanã e uno da parte della Sis. Tiro da parte di Giacani e pareggio dunque, ma c'è sempre un rigore in meno però per il Maracanã. Terzo calcio di rigore per Stravato, che ha una responsabilità non indifferente. E realizza Stravato il terzo tiro dal dischetto, batte il portiere della Sissi Impianti, Ambrosini. Questo che giocatore. C'è poi il quarto tiro dal dischetto. La Sissi Impianti Sportivi deve recuperare un rigore di svantaggio. E non sbaglia anche Scarponi, che realizza sulla, alla sinistra del portiere Silvestri. Dunque c'è sempre un gol di vantaggio per il Maracanã Gagida. È pesante l'errore iniziale. Iannitti che realizza, mette dentro il quarto calcio di rigore. Sono stati perfetti i giocatori in maglia gialla, che a questo punto possono andare in finale qualora il giocatore della Sissi Impianti Sportivi Monteriu dovesse fallire dal dischetto. Dunque ancora una lieve possibilità per la squadra maglia blu. Monteriu contro Silvestri, Monteriu contro Silvestri, e realizza Monteriu. Dunque sarà decisivo il tiro, l'ultimo tiro dal dischetto. Chi è? Non segna, questo è finito. Calcio di rigore dunque decisivo per la formazione del Maracanã, e sbaglia, incredibile, sbaglia, e c'è dunque l'overtime, nel senso che si proseguirà con un nuovo calcio di rigore. È passato dunque una chance incredibile di vittoria. Uno sport veramente incredibile questo del calcio a 5. Stiamo veramente vivendo un momento di grande intensità emotiva, possiamo dire anche drammatico. Sì, il capitano del Maracanã aveva l'occasione di andare a riportare la sua squadra in finale, invece come spesso succede l'ultimo rigore è quello di Dio. Ha sbagliato purtroppo. E c'è a questo punto Parente, 4 gol realizzati dalla Sissi Impianti Sportivi e 4 anche dal Maracanã. Parente dunque ci prova a battere Silvestri e ci riesce, e c'è quindi la Sissi Impianti che per la prima volta mette il muso davanti. Ferdinando Conte dunque ha sul suo piede la responsabilità enorme per rimanere aggrappato a questo sogno della finale.
e non riesce a realizzare, sbaglia, para molto bene il portiere assisti piatti sportivi, che dunque può festeggiare il successo che è stato ottenuto con grandissima difficoltà, però al termine di una vera e propria battaglia. Calci di rigore dunque fatali al Maracanã Gagita, che ha meritato comunque di essere arrivato fin qua.